Amici, è il momento di proseguire. Dead Space, non mi ricordo dove stavamo andando. Il volume è ovviamente elevatissimo. Bene. Proseguiamo la nostra avventura e cerchiamo di far capire a Emily, sì, a Ellie, che siamo stati costretti a uccidere, non è vero? Che potevamo sbagliare le gambe, ma in realtà ci stava sul campo, quindi abbiamo colto l'occasione al volo per farlo fuori. E vabbè, Ellie, succede. Ah, merda. Ok. Io... Merda, due vicini, non mi aspettavo. Ok. Non vorrei mai che esplorando e che muovendo mi colpisse. È stato inaspettato. Devo essere onesto. È stato abbastanza inaspettato. L'avevo già fatto, sì. Me l'aspettavo assolutamente. Me lo ricordavo minimamente. Sono un coglione. Un bel po'. C'è un altro punto di sollevamento. Quanto indietro Ma mi ha fatto niente. andare? Ma no, Voi state bene? ero da qui. Siamo alla gabbia. Qui sopra la situazione è piuttosto seria. Spero di trovare presto un'arma. Isaac, fai attenzione. Non voglio perdere te e Robert nello stesso giorno. Grazie. Eravamo rimasti con questo dialogo, è vero? Perché io stavo esplorando questa zona prima. Non me lo ricordavo, perdono. Vabbè, dai, 2 minuti. Non vede che sia. C'è stato un taglio perché dovevo sbadigliare. Routino tattico, che okay. Della quale non credo bene siate accorti. Non era in italiano questa frase, ma. Va bene così. Sparo lì. Bene, un pacco di stasi. Vai. Ah no, però non ho fatto anche questo, eh. Oh mio Dio, sono completamente incoglionito. Perché mi pare di sì? No. Ma non mi ha preso. Non mentiamo. Isaac. Non mi ha preso. Ve lo giuro, non mi ha preso. Bene. Bene. Mi ha attaccato, vedo. Io comincio da qui. Stavo premendo per saltare lateralmente, però... Ok.
Ma perché mai? Non lo sto comprendendo. Dai. Isaac, giuro che se muoio adesso impazzisco. Giuro che se muoio ora impazzisco sul serio. Ok. Stiamo insieme. Altri stronzi. Tanti stronzi. Ok. No. No. Non puoi non essere morto. Bene. È stato emozionante. Non avevo fatto nemmeno 2 metri, ma che dire, intenso. Altri? No? Peccato. Ok. Ho trovato l'argano. Ora lo aziono. Aggrappatevi a qualcosa. Un attimo, non mi piace per niente. Tu parlami e non guardare di sotto. Cosa facciamo? Beh, sappiamo che per disattivare la macchina ci servirà una specie di chiave. I ricercatori la chiamavano Codex. Ok. Dove si trova? Dovremo costruirlo. E come facciamo? Come hanno fatto 200 anni fa, grazie alle ricerche di Rosetta. Oh mio Dio! Calma. È soltanto un fusibile. Forse posso deviare l'energia dalle luci. Ah! Che? Forza, dimmi di questa Rosetta. Beh, non sappiamo molto. Solo che il Codex è stato creato grazie a lei. Dove la troviamo? Nella struttura in cima a questa montagna. Fantastico, visto? Ci siamo quasi. Ok. Ah, era più facile di quanto pensassi. Va bene. Ellie, non sei felice di vedermi? Cadodino. Ah, coglione io. Guardate. Solido sotto i miei piedi. Santos! Carver, dammi una mano! Qual è il piano? No, no, ce l'ho! Tira giù il fronte del pendio e noi con lui! No, posso prenderla e tu resisti con lei! Santos! La mano! Isaac, è troppo tardi! Prendi! Carver, no! No! Maledizione! Ce l'avevo! Avrebbe fatto crollare tutto, anche noi! Isaac, il pendio sta frenando! Avanti, dammi la mano! Gliel'avevo promesso! Potevo arrivarci! Mi bastava un altro secondo! Merda! Proprio
Merda! Isaac! Se n'è andata, Ellie. Isaac stava facendo crollare tutto quanto. Non potevi salvarla. Riesci a tornare su? Sì, forse passando da là. Ma non mi fido a lasciare Ellie da solo con Calvo. Da sola con Calvo. È la terza volta. O lo uccido adesso o mi sgozzo. Ho anche gli amichetti? Coglione io. Tantissimo, ma di brutto. Proprio riusciti a Ellie. Andiamo. Non lo voglio combattere di nuovo. Quando lo scappare non lo scappare. Non è Isaac, però okay. Usa quel generatore per mettere in funzione quello di Ocine. Sì, ho capito, ma il problema non è il generatore qui. Ok. Che aia. Vai. Ok. Aiuto il cazzo. Hai tanto rotto il cazzo, eh. In una maniera che nemmeno comprendi. E allora si fa con Blast. Ah no, aspetta, ci sono vicini qui. Tanta roba. Okay. Bruttina. Sì. No, mi sono munizioni, Aida. Mi servono tante munizioni, Isaac. Queste quante sono? Non sono tante, ma basta. Ehi, veramente... Metto il cazzo. Ma non va più. Ok. Ok. Cerca di attirarlo verso quei laser di tracciamento. Ecco. Usa il controllo di torsione, presto, sta per liberarsi. Vai.
Provai ad alzarti adesso. Tu provaci soltanto. Ancora. Merda, ne ho solo uno. Bene, speravo di ottenere più medikit. Uno è pochino. Uno è pochino. Anche se è grande, uno è pochino. Sì. Isaac. Ti prego. Ne hai veramente passate tante. È il momento di chiudere. Che se siamo ben lunghi alla fine del gioco. Ehi, tranquillo. Sei un bravo uomo, Isaac. Hai fatto tutto quello che potevi. No, non è vero. Mi sono arreso. Deve essere questo. Ma come la troviamo, questa rosetta? Avrà un laboratorio qui. Calvo, ha interrotto il momento. Un ufficio degli schedari, qualcosa con il suo nome. Portiamo quella roba all'ingresso. Forza. Capitolo 14, ogni cosa al suo posto. No, ne mancano 5 per finire il gioco. Non così tanti. Ogni tanto mi assicuro che utilizzi quello piccolo. E mi rendo conto che non è una cosa incredibile. E niente. Sì, me la caverò. Vai avanti tu. Vedo un passaggio a terra. Invierò i dati a Rig. Ci vediamo alla struttura. Trovo un modo per entrare nella struttura. Vabbè, devo seguire un corridoio. Hello? Ho freddo a giocarci, onestamente. Ho giocato d'estate, non ha nessun senso se io... Cioè, delle atmosfere invernali. Mi ricordo quel code dello spazio, come si chiama? È un code così terribile. Infinite Warfare, mi ricordo la missione di Infinite Warfare. Però forse mi ricordo male. Sono anni che non tocco Infinite Warfare. E anche diverso tempo che in realtà non gioco a code. Dettagli irrilevanti. Qual è il piano? Andai qua. No, niente. Pensavo in un'altra immagine fica. E invece no. Science Division Facility. Ciao.
vuoi fare amicizia? Non sono il massimo come persona, ti avviso. Ehi. È un livello esagerato di rifiuto questo. Non sento di meritarmelo. Certo, non sono una persona incredibile, ma mi pare eccessivo. Voi due, che fate? Io opto per il farvi rimanere morti. Pacchi stati? No. E il mio conduttore. Ehi. Voglio fare amici. E quelli. Ah beh certo, gli uomini di. Cosa? Attenzione! Sembra che Danik sia riuscito a riorganizzarsi. Merda. Come troviamo Rosetta? Sei morta da 200 anni. Un attimo. Là. Laboratorio Rosetta. Ci siamo. Perfetto. Mandatemi le coordinate. E speriamo che Danik non ci trovi prima che abbiamo completato il codex. E invece ci troverà assolutamente. Tanto mi attacca. Garantito. Ok. Bene. Avevo letto il settore biologia invece di settore biologia. Ok. Io non aspettavo di poter... Aia! Okay. Quanti siete? No. Ma sei di puttana, oh. Non me l'aspettavo minimamente. Io ho visto qui quelli per migliorare le armi, ho detto va bene. Migliora le armi, poi basta, c'è la classica zona di transizione, invece no. Invece devo utilizzare ogni tipo di risorsa per gli oggetti. Meno male ne abbiamo. Che oggetti? Ok. Va un po' meglio. Ora siamo a posto. Ora siamo a posto. Se il piano era farmi rispawnare adesso, guardate che avete fallito col tempismo. Non lo dico. Comunque. A me continua a piacere. Pochi grazie.
continua incredibilmente a piacere. Mi diverte in maniera inaspettata. Avvio della decontaminazione. Restare immobili. Ah, ok, siete voi. Il laboratorio di Rosetta, eh? Bello. Oh, finalmente. E questa è una stazione di assemblaggio, a giudicare dai comandi. Dobbiamo creare un codex. Beh, ha senso. No. Da ciò che vedo, dobbiamo ricomporre Rosetta. Vuol dire che l'hanno fatta a pezzi. Oh, cielo. Questa è Rosetta. L'hanno fatta a pezzi. Perché? Non lo so. Ma ci sono già alcuni pezzi in assemblaggio. E ne vedo un altro laggiù. Leva i campioni di Rosetta. Tipo, stavo per fare uno spoiler enorme di un determinato gioco, non lo dico. Ci sarà un imbocco per inviarlo al sistema di classificazione del laboratorio. Proprio lì. Ok, vediamo di inserirlo. Hello. Che parte di Rosetta? Bene. Ok, indirizzerò quel pezzo alla stazione di assemblaggio. Un attimo. Non mi faccio muovere per qualche secondo. Ma soprattutto che... Quindi, secondo i registri, ci sono altri 4 pezzi che sono stati tolti dallo stoccaggio dal dottor Serrano. Nella struttura ci sono 3 edifici, per cui, se ci sono altri pezzi, saranno in uno o in tutti. A quanto ho visto, buona parte delle porte erano chiuse. Sì, beh, sei fortunato. Guarda che cosa ho trovato, un lascia passare. Ha superato la morte, ragazzi. Che no. Bene, grazie. Scoprire il possibile su come assemblare Rosetta ci porterà il codex. Io esploro i laboratori e recupero gli altri pezzi di Rosetta. Bella. Ci vediamo con un paio di giorni. Il piano A, andare qua, ok. Che casino. Benissimo. Sembra che ci siano 3 edifici principali in questa struttura. Quello dove siamo ora è biologia. Poi ci sono quelli di paleontologia e di geologia. Quale devo controllare per primo? Quello che vuoi, ma stai attento. Perché? Credi che ci sia qualcosa che vuole divorarmi? Non farlo. Lo so. Isaac, chiudo. Ah, vero che c'è una campagna in coop questo gioco. Va bene così. No, aspetta. Dove sto andando? Ah, geologia. Non vedo, c'è da diverse puntate di The Big Bang Theory. Prima biologia. E comunque, anche quella non è che sia la preferita di Sheldon. Oh! Ok. Posso dire che voi due non mi eravate
esattamente mancati. Quindi tutto. Qui c'è della crescita in stadio avanzato. Sta bloccando alcuni dei passaggi. È roba organica? Qui dice che c'è un sistema di sterilizzazione per distruggere materia organica in caso di contaminazione. Do un'occhiata. Bene. Vendi ogni cosa possibile, dai. Allora ritorniamo alle armi. Attivazione gas. Ah, ok. Vabbè, dobbiamo vendere tutto una bella doccia. In caso di problema le operazioni di contenimento, somministrare il gas di sterilizzazione tramite la più vicina cabina di sterilizzazione. Le cabine tenute stagne forniscono protezione dai gas sterilizzanti altamente corrosivi. Tutti i tessuti biologici privi di protezione all'interno dell'area interessata verranno gravemente compromessi. È importante che la postazione per l'uscita del gas sia periodicamente controllata. La vostra sicurezza e quella del personale a voi vicino dipende da questo. Bene. Comunque poche questioni. Bene amici, dai, ci vediamo nella prossima parte.